Stiamo entrando nella pianura padana. Basta, basta. Tiro che piove. Quindi fa, oh, adesso ti tiro un pugno così. Eccoci pronti a ripartire. Quella è stata la nostra tendina. Eccoci raga, ci stiamo accingendo a fare il passo rosso, fare il passo della Cisa e niente, speriamo di arrivarci con la batteria. La strada è una strada di montagna, qui tornanti, salita, easy, c'è qualche buco ma è tenuta davvero bene, anche pulita e niente, vi aggiorniamo quando arriviamo in cima. Ciao Stefano. Raga, e questo è il passo della Cisa. Io prenderò il cartello e eccolo lì. Adesso il birrino, non ce lo taglia nessuno. Abbiamo trovato ciclisti e motociclisti curiosi. Delfino curioso. Raga, abbiamo trovato dei motociclisti che presto diventeranno anche monorotisti. Direi, direi. Subito. Beh, andiamo a grattare le sciabolette. Ci si diverte. Eccoci qua, passo della Cisa conquistato. Abbiamo pure fatto conoscenza con dei motociclisti. E niente, la batteria ha tenuto, adesso inizia la discesa, speriamo di non sovraccaricarla. Stiamo approfittando di fare un paio di lezioni di piega con l'Elisa. Esterna, chiudila, piegala! Brava! Guarda, guarda come piega, guarda come piega. Apri la prima, chiudila, mano interna, bravissima! Eccola lì. Prossima più energia e vedi che va da Dio. Adesso occhio che ci sono lavori. No, non ci sono lavori. E niente, comunque abbiamo tutto il tempo per praticare le pieghe seduti e in piedi. L'80% di batteria. E c'è ancora un botto di discesa. Esatto, speriamo di non arrivare al 100% in discesa. Vabbè, fatto sta che è stata molto easy. Tappa ricarica, anche se in verità non serviva. In verità è più tappa birra. Esatto. Tappa birra alle spine. E niente, proveremo la loro birra e già ispira sinceramente. E poi ci siamo fatti una focaccina. Adesso gli ordiniamo. Panorama bello bello, il tempo anche bello, la birra a vista sembra proprio bella. Tac. Assaggia. Com'è? Faccio un giudizio on the go. Vabbè. Si sente il pompelmo? Sì. Vero, ciao manna. Tra le colline romagnole stiamo scendendo, siamo in Romagna ufficialmente, e stiamo scendendo dal passo della Cisa, e è lunghetta però molto easy. Ci siamo fermati a bere due birrette, a mangiare qualcosina al pub Le Spine, top, praticamente gestito da una famiglia di milanesi. Guardate che spettacolo! Top, 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 bellissimo! Figo! Sherry tutto a posto! Stiamo procedendo! Abbiamo un po' piene le scatoline di sta strada, non c'è divertimento perché non passa nessuno, è stata così. Va bene per i primi 20 km, ma poi basta! Oh no! No, è bello, ok, è bello!
che caldo. Che caldo fa in sto posto. Incredibile. Fa più caldo in Toscana che a Roma, sì, insieme. I cuscinetti ne risentono, ne se li sentiamo noi, ma anche i cuscinetti secondo me. Sono belli caldi, stanno sbollendo, noi non è di più. Sofferenza. Appena trovo un buco per bagnarmi, mi ci butto dentro, anche un tombino. Siamo quasi arrivati a Fienza. Strade asfaltate, belle, tutto bene. Non possiamo lamentare, cioè veramente. Passa... Adesso avete visto una macchina, però è libera. Cioè una macchina tanto passa, ma niente. Madonna, che caldo, che caldo! Guardate raga, si vede la pianura! Figo! Stiamo entrando nella pianura padana! Ah, che bello! Appennini superati brillantemente, devo dire! Sto urlando, sì! E wow, ma come fai carving? Tu sì che sai sciare! E niente, raga, adesso appunto siamo quasi arrivati a Fidenza, poi dobbiamo valutare se fermarci a Fidenza e domani fare la tirata a Fidenza-Milano o se continuare ancora per un pezzettino fino a Piacenza, adesso vediamo. Se pieghi, manco Valentino Rossi! Passiamo raga? Ho paura. Forza Italia! Avevano sopra la bandiera dell'Italia! Eccoci arrivati a Fidenza! Tac! Adesso dobbiamo decidere se continuare. Raga, eccoci, essendo le 4 del pomeriggio ed essendo già arrivati a Fidenza, abbiamo deciso di continuare fino a Piacenza. Ce la scanniamo e basta. Eccoci qua, raga! Pianura, pianura e ancora pianura! Basta, tirati via da dietro. Ok raga, faccio questo video perché abbiamo da poco passato Fiorenzuola d'Arda e in quanti? 739 km percorsi, ma no, gli occhi rossissimi. Neanche un cut-off, ma abbiamo incontrato la prima persona deficiente di tutto il viaggio. Praticamente cosa succede? Eravamo in centro paese, andavamo pianissimo, andavamo tipo a 30 all'ora, ma neanche. E stavamo rallentando per una svolta e ci stavamo, abbiamo messo il braccio in mezzo alla carreggiata e dietro uno che sarà andato tipo 80 all'ora inizia a strombazzarci e niente, ha fatto un clacson lungo e niente, praticamente supera il Luca, lui era dietro di me, lo stringe e poi punta a me e mi ha stretto tantissimo. Io ho visto che stava, ho girato l'occhio, ho visto che stava venendo verso di me, allora c'era spazio, per fortuna mi sono allargata, sennò quello mi avrebbe investito volutamente. Peccato non avevamo la dashcam sulla ruota, però davvero la dashcam in questa situazione sarebbe stata fondamentale. Al che questo cosa fa? Tira in avanti, ovviamente inchioda, scende dalla macchina, ci aspetta dietro e inizia a inveirci contro e
praticamente è andato di fianco a lui, gli fa: oh, adesso ti tiro un pugno, così. Ma era... Raga, eccoci ancora sulla strada verso Piacenza, in mezzo alle piantagioni di pomodori. Questi sono tutti i pomodori. E ci potremmo fermare a raccoglierne un paio per stasera? Che dici? Raga, eccoci giunti a Piacenza, arrivati, meta conquistata. Tac. Adesso ci dirigiamo verso il nostro alloggio per stasera e niente, poi usciremo a fare un girettino e domani partiamo con il gruppone di Milano che gentilmente vengono a prenderci. Ovviamente faremo l'ultimo pezzo in ruota, non che vengono a prenderci, ok, ci siamo intesi. E niente, io sono stanca morta, ma davvero morta. Piacenza non c'ero mai stata, ma non sembra male.